con la nostra lode sincera. Diamo gloria a Dio, alleluia. Praise the Lord, glory to God. Alleluia, alleluia, alleluia. Vogliamo dire grazie a Dio. Vogliamo dire grazie a Dio. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Alleluia. Se non ci fosse il Signore che rialzerebbe i nostri cuori, fratelli, quale brutta fine faremmo? Grazie a Gesù. Ma stamattina abbiamo colui che vive nei secoli dei secoli e che egli vuole dimostrare ancora una volta per sua grazia che le sue promesse, come abbiamo cantato, sono sì ed amen. Cantarlo è una cosa, crederlo come abbiamo così cantato è un'altra cosa. Tutti abbiamo detto credo, 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 ma alla fine in realtà siamo persuasi di ciò di cui abbiamo cantato? Credi veramente alle sue promesse? Alle promesse che Dio ha fatte per te? Alle promesse che Dio ha scritte per noi? Alle promesse che egli adempirà per quelli che, come sempre abbiamo udito, gli resteranno fedeli. Alleluia al Signore. Certo, dovremmo trattare l'argomento in merito a tutte le promesse. Ci vorrebbe tanto tempo. Ma diciamo che, a parte le promesse che Dio ci ha fatte personalmente o comunitariamente, aspettiamo la più grande di tutte le promesse. Ed è insuperabile, ineguagliabile, incomparabile. Ma raggiungibile. Ma fattibile, ma realizzabile, è la promessa del suo ritorno. Credo, credo, credo. Credi alla promessa del suo ritorno? Gloria a Dio! Diamo gloria al Signore! Credo! Credo che mi sposerò, credo che mi fidanzerò, credo che avrò anch'io un lavoro, credo che il Signore mi guarirà, mi sanerà, mi libererà, mi battezzerà con lo Spirito Santo. Credo che il Signore risolverà il problema devastante che riguarda la mia famiglia. Ma al di sopra di tutte queste promesse di cui abbiamo fatto un breve cenno, crediamo alla promessa del suo imminente ritorno. Gloria a Gesù. Stanotte, fra spari e mortaretti di tutti i calibri e pesi, in mezzo a questi strani fuochi, abbiamo acceso il nostro fuoco alla presenza di Dio attraverso la preghiera di lode, di lode, di lode, di lode. Non ci sentivamo tanto di chiedere, ma soprattutto di dare, dare la lode dovuta al Signore. Gloria a Gesù.
Dio sia lodato e benedetto in eterno. Stamattina daremo spazio alle sorelle che dovranno partire per la volta di Perugia perché salutino la Chiesa, e dopo vogliamo subito contattare la parola di Dio, tranne che non vi sia una testimonianza di urgente necessità spirituale, se no daremo subito spazio alla parola, perché ciascuno si prepari all'unzione dell'olio che simboleggia lo Spirito Santo che vuole toccare ciascuno di noi, perché possiamo ritornare alle nostre dimore terrene con un cuore veramente trasformato dalla potenza di Dio. Sorella Dora, prego. Vogliamo dare gloria al Signore? Amen. Grazie Signore, grazie Signore. Amen. Gloria a Gesù, alleluia. Lodiamo il Signor Gesù. Amen. Il Signore sia lodato. Amen. Quello che ho detto l'altra volta, forse ho detto poco, ma si chiude in una sola parola. Lodiamo Gesù. Nel frattempo lodiamo il Signore. Grazie a Gesù. Questo non è di nostro, questo è il Signore che mette questo sentimento, perché il distacco, il Signore sa, non vado con, veramente, non vado per servire il Signore, ma con l'amore che di distaccarmi da voi mi pesa tanto. Voi pregate per me come io prego per voi, prima ancora il nostro pastore. Che il Signore lo guardi e lo sostenga in ogni cosa, perché questa è la mia preghiera prima rivolta al Signore, prima di Lui parlerò per sempre, non mi stancherò mai di ringraziarlo come ce l'ha fatto, ci ha fatto questo dono grandioso di conoscere questo santo suo che ha mandato verso di noi, perché noi abbiamo bisogno di questi santi, e preghiamo il Signore che lo porti qualcuno anche a Perugia col stesso cuore, il stesso amore, stesso discernimento, ma veramente di aiutare e sostenere a coloro che hanno bisogno, perché a volte facciamo degli aiuti che poi a volte è all'incontrario, ma noi abbiamo fede in questo che il Signore provvede, perché se Lui sa, sicuramente sa cosa abbiamo bisogno, Lui sta preparando. Preghiamo in questo tempo che il Signore si rivela più presto. Dio vi benedica grandemente. Amen. Vi ringrazio. Che voi so che pregate per noi, perché lo sentiamo nello spirito, non dobbiamo stancarci mai. Se a volte ci dimentichiamo, diciamo: Signore, metti davanti coloro che abbiamo pregato, perché abbiamo bisogno di sostenere ancora loro. Grazie, che stanno più afflitti Gesù. Di noi. Grazie Signore. Dio vi benedica ancora i fratelli. Amen. Santa Polinare, Dio vi benedica grandemente. Dio risponde e esaudisce ogni vostra supplica. Con l'aiuto di tutti noi il Signore ci guiderà al punto giusto. Amen. Grazie. Amen. Il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Grazie, grazie. Volevo pregare, volevo dirvi ancora una cosa: c'è una sorella che noi spiritualmente la sentiamo vicina, perché lei ascolta il Signore, loda il Signore, il pastore la conosce, perché in prima cosa la facciamo conoscere al pastore per pregare. Lei ha detto: dite alle vostre sorelle e fratelli di pregare per me. E io ho detto: non ti preoccupare, noi preghiamo già prima che tu lo dicevi, però se tu vuoi che lo dico, io devo mantenere la parola per questa famiglia che abbiamo incontrato a Perugia. Pregate, pregate prima per noi, che poi stiamo con loro e il Signore ci aiuti in ogni cosa. Dio vi benedica. Amen. 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 Sorella Anna Maria, grazie Gesù. Lodiamo il nome di Gesù. Amen. Grazie a Dio. Grazie Signore. Grazie Gesù. Amen. Il Signore sia lodato. Amen. In questo giorno sarebbero molte le cose da
da ringraziare al Signore. La cosa più, cioè innanzitutto voglio portarmi il saluto delle sorelle di Perugia. Questa sorella Floriana che mi ha accennato che è gravemente ammalata, però sappiamo che davanti al Signore ci si può guarire da qualsiasi infermità. Grazie a Dio. Ma prima di ogni cosa dello spirito, perché ringraziamo il Signore che lei oggi cerca la guarigione dello spirito e non più del corpo, ma il Signore può guarire anche il suo corpo. Ringrazio grandemente per questi fratelli che ci ha uniti nelle contrade di Perugia, perché veramente sentivamo grande bisogno di incontrare anime che noi poi non abbiamo mai conosciuti, ma che sentiamo veramente lo spirito del Signore. Spero che al più presto possiate incontrare, perché nei loro pensieri è di venire qua, di conoscervi, perché noi veramente non facciamo altro di parlare del servo. Il servo innanzitutto con tutta la sua famiglia e tutti quanti voi, e loro veramente sono molto incoraggiati da questi, perché dalle brutte esperienze, diciamo, che hanno vissuto in altre città attraverso le altre opere, e sappiamo bene il Signore dove ci ha posto, e di questo dobbiamo rendere una grande testimonianza. Noi li sciocchiamo, perché avendo loro brutte esperienze di altre comunità non pensano che possa esistere realmente la comunità così come noi la descriviamo. Però loro vi conoscono, perché, lo ripeto sempre, attraverso le video vi vedono, quindi conoscono i vostri volti. Veramente possono, in primo momento si spaventano un po' della gloria, diciamo, che è in mezzo di noi, perché non la conoscono, quindi... Però dopo poi sentono nel loro cuore un qualche cosa nascere, e quindi per noi questo è bellissimo, è grande. Lo ringrazio il Signore, perché non era nei miei pensieri, era di venire qua ancora prima, no, ieri mattina, e poi adesso, diciamo, di ripartire. Però non potevo venire, ma il Signore ha permesso, diciamo, questo tempo, perché io ne avevo grande bisogno. Ho chiesto al Signore di non piangere, perché anche se lo farei, diciamo, sarebbe sempre, diciamo, per lo stesso motivo, no? Non perché sono afflitto, perché da questo il Signore, grazie, mi ha guarita, Signore, grazie, nel giorno di ieri è stato grande. Fin dal mattino, quando ho posto i piedi nella città di Napoli, io da Perugia sono partita che in chiesa non volevo recarmi. Ho detto: no, come faccio ad entrare nella chiesa facendomi vedere così? Che posso testimoniare? Che devo edificare? Ho detto: io non mi sento. Ma invece, come ho posto piede nella città di Napoli, io mi sono sentita diversa, mi sono sentita leggera, proprio che il Signore mi aveva tolto quel peso enorme. Non vedevo l'ora di venire nella sua chiesa, alleluia, nella sua casa, alleluia, di abbracciare il fratello, di vedere, grazie, tutti quanti Gesù. Voi, che il Signore vi possa benedire grandemente, veramente, per questa unione che il Signore ci ha donati, perché questo è un dono, non è da noi. E cerchiamo il Signore che questo dono non debba dipartire, perché se diparte questo amore che c'è tra noi, e al stesso momento se ne va anche il Signore, perché è Lui stesso che ci ha seminato questo. Quindi lo ringrazio grandemente, e io credo alle promesse del Signore. Proprio in questa mattina il Signore mi ha fortificato su questo verso, perché il Signore mi ha fatto diverse promesse. La promessa, a parte che è la più grande che ci ha fatto a tutti quanti, che Lui ritornerà, e questo lo crediamo e lo stiamo aspettando ogni giorno, veramente con insistenza preghiamo che Lui ci fortifichi finché possiamo attendere il suo ritorno. Ma per me personalmente, per il mio compagno, perché so che lui è un'anima che appartiene al Signore, il Signore me l'ha promesso. Quindi il Signore lo porterà, ma mi deve dare forza, perché per quello, diciamo, che io sento di fare per il Signore, avendo un compagno inconvertito, mi viene difficile, diciamo, farlo con serenità, e qui sono costretta a prendere, a caricarmi di questo peso. E poi, non avendo a disposizione la comunità che voi avete qua, che io ho goduto per 2 anni, e sono più di 3 anni che il Signore mi ha portato nella città di Perugia, e grazie a Dio non mi ha mai lasciato. E tutto l'anno 2002 è stato grandemente per me. Il Signore mi ha risposto a diverse suppliche, ma la più grande è quella del suo spirito, che l'ho bramato per 4 anni. Alleluia.
E ringrazio il Signore che me l'ha dato. E ringrazio che mi ha fatto aspettare, perché conoscendo il mio carattere, io era facile che ritornavo indietro. Invece, veramente aspettando, perseverando, cercando di capire la gioia, la felicità che questo spirito, che questo successo potrebbe dare, e ho detto: no, Signore, io devo avere, io non mi arrendo, tu me lo devi dare. Io telefonavo al servo di Dio sempre piangendo: ma possibile, ma che ho fatto, ma perché il Signore, io ho bisogno adesso, perché veramente devo portare il messaggio della novella del Signore, come faccio senza lo Spirito? Non temere, non temere, mi ha sempre incoraggiato, come anche se è usato di diversi fratelli, ma il Signore è stato veramente fedele, lo ha fatto al tempo che lui aveva già predestinato, anche per la mia figlia Lucia, che il Signore la deve sostenere e scansare da ogni pericolo, che il Signore li deve proteggere, che mancano in questo giorno, Dio sa veramente, ma io sono sicura che il Signore li sta già proteggendo. O ringrazio per una cosa che mi è accaduto quasi alla fine dell'anno, che io stavo guidando in tempo di una brutta pioggia, quando ho smesso di lavorare e mi recavo a casa, e all'improvviso la macchina era uscita fuori di sé, io non sapevo più tenere l'equilibrio della macchina e mi sentivo persa. Invece in quel momento, cioè, ho avuto proprio fede e ho detto: Signore Gesù, il Signore ha bloccato proprio l'auto. Amen. Grazie. Davanti ad un passaggio a livello. Lodiamo il Signore. Amen. Il Signore è grande. Grazie, grazie, grazie Signore. Grazie Signore. E deve avere grazie. Pietà, perché grazie, il mio compagno, nonostante ha visto l'auto, ancora veramente non si arrende. Lo dice: Signore, alleluia, cosa devi alleluia mostrare? Signore, abbi pietà. Però noi lotteremo e andremo avanti. Amen. Ringrazio il Signore per tutti i viaggi che ha permesso al suo servo di venire e portarlo nel momento che noi avevamo grande bisogno. Ringrazio per tutto veramente quello che ha fatto per noi dall'inizio fino a stanotte, che è stato con noi, che ci abbracciava, che ci ha accarezzato nella preghiera. Lo ringrazio per mio fratello, spero che più presto possa alleluia liberarmi, perché anche lui nel suo cuore ha da testimoniare al Signore, io lo so, lui per vergogna, sappiamo che il Signore vergognosi non li vuole, i timidi, però il Signore prende il suo tempo. Importante che noi lo vediamo qui seduto insieme alleluia, a noi. Alleluia. Mi ancora prego per tutta la mia famiglia, i miei fratelli, tutti quanti, che ognuno veramente possa avere fede che il Signore lo farà per ogni nostro caro che noi preghiamo. Dio vi benedica grandemente, nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Sì, vogliamo alzarci, apriamo le nostre Bibbie nell'Epistola agli Efesi, Efesi capitolo 4, leggeremo dal verso 17. Ripeto, Efesi 4, dal verso 17 al verso 32. Alleluia al Signor Gesù. Amen. Dio sia lodato. Amen. Questo dico adunque e protesto nel Signore, che voi non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, intenebrati nell'intelletto, alieni dalla vita di Dio,
per l'ignoranza che è il loro e per l'induramento del loro cuore, i quali, essendo divenuti insensibili ad ogni dolore, si sono abbandonati alla dissoluzione da operare ogni immondizia con insaziabile cupidità. Ma voi non avete così imparato Cristo, seppur l'avete udito e siete stati in Lui ammaestrati, secondo che la verità è in Gesù, cioè di spogliare quanto è alla primiera condotta l'uomo vecchio, il quale si corrompe nelle concupiscenze della seduzione, ed essere rinnovati per lo spirito della vostra mente, ed essere vestiti dell'uomo nuovo, creato secondo il Dio in giustizia e santità di verità. Perciò, deposta la menzogna, parlate in verità ciascuno col suo prossimo, poiché noi siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra il vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, anzi piuttosto fatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, a ciò che abbia di che far parte a colui che ha bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ve n'è alcuna buona ad edificazione secondo il bisogno, a ciò che conferisca grazia agli ascoltanti. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Sia tolta via da voi ogni amaritudine ed ira e cruccio e grido e maldicenza con ogni malizia, ma siate gli uni in verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi gli uni e gli altri, siccome ancora il Dio vi ha perdonati in Cristo. Signore, grazie che ancora Tu ci hai voluto aprire le sacre scritture, quale libro di vita che porta a noi il messaggio della vita. Perciò Ti preghiamo che Tu possa intervenire in questa mattina, perché tutti quanti possiamo sentirci uniti attraverso questo legame che mai si romperà, che mai verrà meno, né tantomeno tramonterà o trapasserà. È un legame eterno, perché procede da Te che sei la perfezione. Sii con noi in mezzo a noi e copri col Tuo sangue piccoli e grandi, perché tutti possiamo sentirci vicendevolmente nella comunione diretta ed esplicita, francamente parlando, totale di ciascuno di noi, e che la Tua parola possa trovare dei cuori veramente disposti per riceverla doviziosamente e con grazia, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Gloria a Gesù. Ringraziamo Gesù. Vogliamo ringraziare Gesù. Io mi sento in cuore di ringraziare Gesù.
Guai a me se non lo faccio. Come Paolo disse, guai a me se non evangelizzo. E stamattina io dico a me, guai a me se non lo lodo. Perché guai? Perché nella lode che si offre al Signore, tu forse non hai mai meditato e considerato che nella lode che parte dai nostri cuori a Dio c'è veramente dinamite, che quando esplode manda in frantone tutti gli spiritelli che vagano nell'aria o che si accingono, quindi si preparano a silurare certe menti con le loro solite frecce infuocate. Quando si dà lode a Dio, e questo per lo Spirito Santo, perché parte dai nostri cuori, allora non c'è nulla che possa tenere a questo sprigionarsi della potenza di Dio attraverso la nostra lode. Gloria a Gesù. Sapete che chi non sente mai il peso di dover lodare il Signore e farlo del continuo è proprio chi è già abituato, spiritualmente parlando, non meccanicamente, non religiosamente, non abitualmente, ma chi spiritualmente parlando è abituato a dare del continuo lode al Signore. E allora questo ti trasporta in modo soprannaturale ad elevarti al di sopra di quelle stratosfere che si pongono davanti a noi come intralci o come interferenze e diciamo come intrusi che cercano di tenere la nostra lode sotto il tetto di questa casa. No, gloria a Dio, questo piacerebbe al diavolo, che la tua lode sarebbe così fiacca, così fievole, così incerta, che arriverebbe sì e no qui sotto. Ma quando parte da qui, sfonda i cieli di tutti i cieli e raggiunge la presenza di Dio. Vogliamo lodare il Signore. Alleluia Signore. Gloria al Signore. E anche nei cieli, nella gloria, alleluia, nelle atmosfere del regno di Dio si sentirà come un romboante movimento dello Spirito Santo per dire: ma cosa sta succedendo lassù? Gloria a Gesù. È come fuochi che salgono davanti al Signore. Gloria a Gesù. E i cuori si incendiano della presenza di Dio. Vogliamo dare gloria a Gesù stamattina. Alleluia. Ho detto che non ho mai conosciuto in vita mia un Dio che sia divenuto fiacco, che sia divenuto talmente debole da non farcela reggersi in piedi e dirci: sapete, oggi non posso far nulla per voi perché oramai sono talmente divenuto debole, fiacco, che non posso nemmeno aprir bocca e non so cosa dirvi stamattina. Ma il Signore non è un vecchio rattrappito. E al mio paese si diceva: non ha il volto arrappato.
cioè pieno di rughe in italiano. No, egli è il nostro illustre Signore, è la giovinezza personificata. Le sue forze non sono mai scemate. Ci credete stamattina? Gloria a Dio! Non sono mai scemate. Perché se no non fosse l'Iddio delle cose impossibili. Ma siccome lui lo è, l'Iddio delle cose impossibili, allora quando tu pensi che v'è qualcosa che per te sia impossibile, allora quello è il momento giusto che il Signore ti mostrerà che per lui non c'è nulla che sia impossibile. Gloria al Signore. Ma qualcuno dirà: ma cosa c'entra col messaggio? Sapete che io ho sempre la mia presentazione. È lo Spirito Santo che mi introduce in certe cose che sono di grande livello spirituale, sono di una certa portata spirituale, di cui noi vogliamo essere insieme partecipi e testimoni. Gloria al Signore. Vi siete lavata la faccia stamattina? Oppure tanto a che avete fatto tardi, avete fatto così con le dita e siete corsi, perché se no quella regola santa che mi è stata imposta innanzi, ma come devo fare? Gloria al Signore. Ma come è meraviglioso essere puntuale col Signore, è vero fratelli? Perché intanto Dio ti dà tempo di cercare la sua faccia e di invocare il suo nome e di intercedere presso di lui. Lo hai fatto a casa, lo fai nella casa di Dio. Gloria a Gesù. E allora ti prepara il cuore perché tu possa ricevere la parola. E la parola non ti troverà impreparata, impreparato, sprovvisto, sprovvista di questa disposizione sincera. E quando la parola verrà a te, tu, come dire, l'accoglierai come? A braccia aperte. Non dirai: no, questa parola non mi conviene, non va per me, proprio stamattina non ci voleva. Sì, per te non ci voleva, ma per altri ci voleva. Gloria a Gesù. Vogliamo dire grazie al Signore. Gloria a Gesù. Siamo pieni di pesi, dispiaceri non ce ne mancano. Ne abbiamo a quintali, i nostri depositi sono pieni, non so più dove posteggiarli questi dispiaceri. Sto cercando certi angoli e fessurine per dove sistemarli meglio. Capite, fratelli? Dispiaceri, pesi, necessità enormi. Gloria a Dio. Ma colui che vive dentro di noi è lo stesso che ci sostiene in ogni tempo. In ogni tempo. La sua luce emana stamattina sopra quelli che ne sono illuminati. Gloria a Gesù. È un sorriso di splendore. Sarà davanti agli occhi miei, nei volti di quelli che sono illuminati dal volto del Signore. Dal volto del Signore.
che non è quello ricattato in certe case dove abbonda l'idolatria. Vi ricordate sempre del volto di Gesù, capite? Il volto di Gesù, il cuore di Gesù. Ma egli alzerà sopra di voi il suo volto di luce, di splendore. Alleluia, Signore, e illuminerà il vostro cammino. Voi sarete al sicuro. Dio vi sazierà della sua presenza. Oh, gloria a Dio. Perché è scritto: risorgi dai morti. Risorgi stamattina. C'è qualche cadavere in mezzo a noi? Gesù è la resurrezione e la vita. Risorgi dai morti e Cristo ti inonderà della sua luce. Alleluia, Signore. Ti inonderà della sua luce. Alleluia. Mi sento proprio di volare, non di saltare. Gloria a Gesù. Vogliamo dire grazie stamattina al Signore. Come sei buono, Signore. Come sei buono, Signore. Ti loda l'anima mia, Signore. Perché tu solo sei Dio. Alleluia, Signore. Alleluia. Meravigliosa presenza del Signore. Meravigliosa presenza del Signore. Meravigliosa presenza del Signore. Alleluia, Signore. Non vogliamo stare impalati come dei... dei pezzi di cemento armato. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria. Gloria a Gesù. Stamattina si affacciavano alla mia mente pensieri, pensieri che riguardano sempre l'opera, sempre il popolo, le famiglie e tutto il resto che ne consegue fuori, perché il mio chiodo fisso è il popolo del Signore e col popolo del Signore tutto quello che riguarda il popolo del Signore, quindi compresi la casa, le cose, capite, la casa e le cose che pesano in modo schiacciante sopra l'anima mia. Ma ho supplicato il Signore che il Signore per qualche momento non mi facesse pensare certe cose, e grazie a Dio che mi ha esaudito. Gloria al nome del Signore. Ringraziamo il Signore perché la santità cristiana è stata sempre in opposizione ai costumi di cui noi eravamo vestiti, da pagani, da gentili, da reietti, da lontani, da nemici, da estranei. All'opera, all'azione e alla virtù dello Spirito Santo. Grazie al Signore. Ma ora il Signore, piano piano, ha voluto conformarci alla sua immagine, alla sua statura, al suo carattere. Gloria a Gesù! E le misure crescono. Perché Dio trova spazi in quelli che hanno già questo desiderio nel cuor loro. Alleluia! Dio trova questi spazi
e man mano il Signore ci libera, man mano il Signore scioglie i nostri vecchi legami, man mano il Signore spezza le nostre vecchie catene, man mano il Signore sgombera la nostra via. Allora ci sentiamo sempre più conformati a Lui, non più ai vecchi costumi, alle vecchie abitudini, non più ai vecchi stravecchi peccati, che oramai il Signore li ha completamente subissati. Non possono ritornare a galla quei peccati alla nostra mente e nel nostro cuore, non potranno mai più sorgere quei desideri malvagi, perché Dio ce n'ha liberato e non ha detto per un solo certo tempo, ma ce ne ha liberati per sempre. Gloria a Dio! Ce ne ha liberati per sempre. E man mano questa liberazione si matura e cresce e si compie in noi, noi ci sentiamo sempre più di Cristo. Sì, sempre più di Lui. Grazie a Dio. Sorella mia, non penso che stai aspettando il focherello che accendi durante il periodo invernale per dire aspetta che sto a caltuccio, come stamattina è successo ad alcuni che non volevano lasciare quella copertina. Non è la copertina del quaderno o del registro, parlo della coperta di lana. Stamattina quando chiamai a mia figlia Loide, era coperta fino all'estremo continente del letto, all'estremo. E non è solo lei, ma voi lo sapete. Gloria a Gesù. Alleluia al Signore. Ma con questo freddo mi devo alzare. Alleluia al Signore. Ma pure dal momento in cui togli via le coperte, te ne sbarazzi, ti metti piede a terra e cerchi la faccia di Dio, ti sparisce il freddo, il sonno, la stanchezza, eppure la così chiamata noia, se la trova questa noia io la devo fucilare, se la trovo in giro fra voi io la devo fucilare, mi devo fare un bel feretro, capite fratelli? E poi chiamerò il seppellitore per seppellirla per sempre. Vogliamo ringraziare la noia. Mi sono annoiato. Ma di servire il Signore non mi sono mai annoiato io. Capite? Sono chiaro e sincero fin oggi. Non è per vanto, ma per dare gloria a Dio. Non mi sono mai annoiato. Non mi sarei mai permesso di pensare di annoiarmi, perché questo indisporrebbe il cuore di Dio. Come se di Lui ne avresti una certa stanchezza e comincia a lagnarti, stai attenta,
perché il Signore non si è lagnato quando ci sei andata e ci sei andato carico dei tuoi peccati. Non ha detto sono annoiato, mi sono stancato di sentirti sempre dire e questi peccati, ma insomma sempre di peccati mi parli. Non mi parli mai di santità, non mi parli mai di giustizia, non mi parli mai di verità, non mi parli che il tuo cuore è stato reso integro. Vedete come il Signore ci parla in versione diversa di come a volte ci aspettiamo. Gloria a Gesù, alleluia. Quante volte noi, umanamente parlando, al posto del Signore ci saremmo ultra arci al più non posso, stufati, stancati, sdegnati. Eppure il Signore finora, non avendo commesso dei peccati a morte, ci ha dato udienza, ci ha dato il lascia passare. Gloria a Dio, perché ci presentassimo davanti alla sua presenza. Grazie a Dio. Non mi ritengo un moderno predicatore che con sottigliezze ed affinità personali cerca di abbellire la parola di Dio per presentarla in modo che questa sia appetibile a tutti, anche ai più corrotti della Chiesa, per dire ma la parola di Dio stamattina pure per me è stata. Gloria a Gesù. Vi ricordo che io faccio parte, tutti quelli che l'amate fate parte dell'antico dei giorni. Gloria a Dio, lodiamo il Signore stamattina. Alleluia al Signore. Non possiamo più camminare come camminavamo un tempo. Non vogliamo più ripetere i nostri vecchi errori. Non vogliamo più imparentarci col mondo, perché il mondo affluisca dentro di noi e porti a noi marciume sopra marciume. Noi abbiamo scelto di servire Dio e di camminare, come scritto, in novità di vita. Grazie a Dio. Perché il Signore parenti non ce ne ha. Come possiamo imparentarci col mondo o addirittura familiarizzarci? Signore non ha parenti. Per dire quello è mio cognato, quello è mio cugino, quello è mio zio e così via dicendo. Dio ha sempre avuto figli legittimi, legittimi che Lui ha generati, capite? Per lo Spirito Santo che ha loro donato. Non ha né nipoti né cugini, come molti si ritengono e dicono, ma io pure so qualcosa del Signore, sai, di tempo in tempo ci sono andato pure là, ho ascoltato pure alcune volte, e loro basta questo. Quindi hanno preso una certa filialità,
quindi affine il Signore, ma se ne tengono lontani. I figli di Dio invece vivono come tali e hanno un rapporto giornalmente diretto col loro Padre Celeste. Grazie a Dio! E questi si studiano di non dispiacergli. Si studiano come meglio onorarlo. In ogni caso, in ogni modo, in ogni luogo, con chiunque essi si trovano, santificarlo. E mostrare il Signore a chiunque esso, essa, essi siano, che il Signore ci appartiene. Capite, fratelli? Non ne abbiamo una superficiale, teorica conoscenza di Lui, ma ci appartiene. E così il Signore dirà di noi: mi appartieni, mi appartenete. Gloria a Gesù. Sentite la presenza di Dio. Fratellino, non vagare con la tua mente, non girovagare di là, di qua. Sapete che vi posso chiamare per nome? Ci credete o no? Se c'è qualcuno che non ci crede, alzi la mano, così lo chiamo per nome a chi devo chiamare. E quel taluno o taluni non potranno dire davanti all'angelo del Signore: è stato un errore. Gloria a Gesù. Ringraziamo il Signore. Non possiamo più vivere, camminare, operare, parlare, pensare, così vestirci, comportarci davanti a Dio, in famiglia e con gli altri, come un tempo eravamo. Perché un tempo, o tempo fa, ci eravamo conformati al mondo, è vero? Romani capitolo 12. Ci eravamo conformati al mondo. Ma Paolo dice proprio in questo capitolo: non conformatevi al presente secolo. E se non dobbiamo conformarci al presente secolo, a quale secolo ci dobbiamo conformare? Al secolo a venire, dove Cristo abita. Gloria al Signore. Ci dobbiamo conformare al secolo a venire. Alleluia, Signore. Quindi non dobbiamo avere nulla a che fare. Che devi fare con questo secolo presente? Ma sai, ancora mi dà qualcosa. Che ti dà? Che ti dà? Che ti dà? Il suono della campana, del chirichetto stamattina, perché vicino a noi c'è là. E suonava la musichetta di Natale, tinti tonti, tinti tonti. E la gente si contenta di questa musichetta quando sono luridi, quando sono sporchi, quando sono irriguardevoli davanti al Signore. A che ci serve il campanello della mattina, che quello si sforza di suonare a suon di musica? Dobbiamo pregare, fratelli.
per questa fradicia ignoranza riguardo la parola di Dio. Al tempo del ministero di Gesù e degli apostoli, in quel tempo non esistevano ancora le sinagoghe moderne di Satana. C'erano altre sinagoghe dove in quel tempo si leggeva il Torah. Cos'è il Torah? Il Torah contiene il libro dei numeri, dove contiene benedizioni e maledizioni. Dipende se uno obbedisce o disobbedisce. Quindi al tempo di Gesù le chiese apostate cattoliche romane non esistevano, quindi Gesù e gli apostoli non ne sentirono mai campare. Gloria a Gesù. Ma c'è un campanello d'allarme che continua a suonare oggi, ed è il messaggio che avverte gli uomini che la fine d'ogni cosa è vicina. Siamo nel principio o al principio della fine. E perciò vogliamo camminare come scritto, santamente, piamente ed onestamente, pesati alla bilancia d'oro di Dio. Mi seguite? Vorrei continuare, ma dobbiamo avere tempo di ungere tutto il popolo del Signore stamattina. Gloria a Gesù. Ma lo ringraziamo perché abbiamo deposta la menzogna, l'invidia, la gelosia, l'amarezza che era nei fondali della nostra anima. E di quella Dio ci ha liberato. A volte soffriamo un altro tipo di amarezza, che non è quella più del peccato, ma ci amareggiamo nel constatare come al tempo d'oggi molta gente che è stata tanto, tanto amata da Dio, tanto beneficiata da Dio, e poi vederla allontanarsi con la massima, indescrivibile e io direi irragionevole indifferenza. Pensate che questo non ci amareggia? Sorelle, ci state sentendo tutte? Tutti ci stanno sentendo. Gloria a Gesù. Ma l'amarezza del peccato Dio l'ha estirpata per sé. Così l'invidia, la gelosia, l'odio alimentato dentro di noi si sprigionava con grande ira, diventavamo spietati, non ci potevamo contenere, e il fine dell'odio era sempre la vendetta. Gloria a Gesù. Quante volte abbiamo pensato di vendicarci? Ah, come mi verrà per le mani quello che ne farò? Neanch'io lo so, però già lo penso. Gloria a Gesù. Dio, l'odio, l'invidia, la gelosia, la menzogna, la maldicenza, lo sporco parlare, il gridare sempre, sempre che strida.
Certo, sgridare secondo la parola è inevitabile se qualcuno ne ha bisogno. Sgridare, non gridare, per niente. Vi piace la lezione? Anch'io sgrido a volte qualcuno in famiglia, ma non è gridare, gridare, perché a me piace il silenzio, piace un mare inquieto, piace un cuore in pace, una famiglia unita, che si ama, tra marito e moglie. Cercate di trovare l'innesco diretto e appropriato per ritornare a stare insieme nell'amore. Se no il Signore ve ne darà qualcuno di santa ragione in testa. Mi ascoltate, fratelli? L'amore deve essere reciproco. Non dire sempre: ma tu che fai? Mi pensi? Perché tu mi guardi? Perché tu ti curi di me? Prima di esprimerti così, considera se tu lo fai verso il tuo. Perché se tu esigi, richiedi e ti aspetti l'amore e non lo dai, sei solo egoista, sfrontato. Aspetta, vuoi chiamare il perdono qualcuno? Mi stava scappando la parola. A volte mi devo veramente, mi stava portando alla bocca un certo nome. Ritornate a vivere il vostro amore, il vero amore, il puro amore, il sentito amore, quello scambievole, vicendevole, come fratellevole nella famiglia, fra genitori e figli, fra figli e genitori, fra marito e moglie, fra fratelli e sorelle. Gloria al Signore. Grazie a Dio. Dio sia lodato. Certo, capirete, io vorrei ancora, perché è un fiume. È un fiume che ha la sorgente, ma che non si esaurisce mai. La sorgente di questo fiume chi è? Bravi. Da Gesù scorre questo fiume, fiume della vita. Dal loro ventre scorreranno fiumi di vita per quelli che ricevono lo Spirito Santo e vivono secondo questa nuova legge e questi nuovi comandamenti. Fratelli, siete pronti a ricevere l'unzione del Signore? Sapete, non posso pregare singolarmente per ognuno, se no io non andrei neanche a Castellammare stasera, ma farò una preghiera di fede per tutti, una sola, ed ognuno si deve accostare con questa fede, con la fede di
essere toccato dal Signore e di ricevere quello che di più vi urge spiritualmente parlando. Voglio precisa. Perché se no già so quello che chiede. Quello che vi urge spiritualmente parlando. E poi se c'è qualche malato che ha bisogno di un tocco della guarigione divina, si accosti e creda che dal momento in cui il Signore lo toccherà, il Signore lo guarirà. Questo è il limite. Va bene, fratelli? Gloria a Gesù. Il resto il Signore lo sa. Perché è scritto: cercate in prima il regno dei cieli e la sua giustizia, e tutte, non dice alcune, tutte le cose di cui il nostro corpo, la nostra anima e il nostro spirito ha bisogno, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Amen. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ma prima di passare alla lattuga dolce, passeremo a quella amara. Per molti è diventata talmente amara questa lattuga che non la vogliono mangiare più, nemmeno insieme all'agnello arrostito al fuoco. La volete mangiare questa lattuga? Sì. Voi sapete che tutti gli anni, il primo dell'anno, abbiamo mangiato di questa lattuga, ma non dico di tutti. Perché per me, quando l'uomo di Dio diceva "è ora, passiamo alla lattuga amara", non lo diceva per quelli nei cui cuori vi era cosa? Allegrezza nel donare, ma vi era tristezza, diventavano subito malinconici. Certuni facevano finta di andare in bagno proprio in quel momento, capite? In quel momento avevano bisogno di andare in bagno, dopo che sapevano che l'offerta era passata, loro uscivano e si sedevano. Mi capite, fratelli? Ma la scrittura dice: Dio ama, ama un donatore allegro. Vediamo dove questa allegrezza. Vediamo di qua. Ma non deve essere una finta allegrezza, deve essere una vera allegrezza. Che gioia! Perché è scritto che vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi sapete che l'opera è gravata di un certo peso, e questo peso dobbiamo portarlo tutti, non solo 4 o 5 o 10. Dobbiamo portarlo tutti con l'amore eguale che da Dio abbiamo ricevuto, perché dato gli sbilanci enormi, capite, senza considerare la campagna evangelistica che ci è costata circa 17 milioni tra stampa, questo e quello e tutto. Mi seguite? Senza di questa clausola, perché 17 se ne sono usciti, ma ne sono entrate solo 5 qualcosa. Capite, fratelli? E ora in questo mese ci siamo ridotti,
che l'affitto di questa casa è 4 milioni e 700 mila lire al mese e ne abbiamo solo 3 milioni e 700, senza considerare che entro questo mese abbiamo più di 8 milioni e mezzo circa di uscire di scadenze. Vi piace questa lattuga amara? Fratelli, la dobbiamo condividere insieme questa lattuga. Non la possono condividere i soliti, che Dio conosce in mezzo al popolo, anche di certe donne vedove. E non dico solo di loro. Condividiamola tutti questa lattuga amara, perché vi ho già detto che il Signore ci farà uscire da questa valle. Mi capite, fratelli? Dio ci farà uscire, ma per questo dobbiamo tutti collaborare. Mi ascoltate, fratelli? Io da bambino, perché la prima persona di cui sapevo che desse la decima al Signore, sapete chi era? L'uomo di Dio, il nostro pastore generale. Di lui seppi che dava la decima di tutto ciò che il Signore gli provvedeva. E non ha dato solo quella durante la sua vita. Dio lo sa che dalla sua bocca e dalla sua mano è passato a molti quello che Dio gli provvedeva. Mi state ascoltando, fratelli? Questo è uno dei enormi pesi che schiaccia il mio cuore. Ma ho fiducia in Dio, che Egli ci farà salpare fuori e ci darà una grande vittoria. Ognuno si studi di essere puntuale nei propri impegni presi col Signore, non col pastore, ma col Signore, di onorarli con perseveranza e con costanza. Chi l'ha fatto questo? Altri che sono veramente fratelli, di certone parlo, che l'avarizia li divora. E Dio conosce chi sono. Io ringrazio invece per i cuori liberali che hanno dato sempre senza ripensamento, ed in questi giorni gente che ha sperperato tanto denaro per cose di cui ne poteva fare a meno e aiutare l'opera di Dio bisognosa. Nel mondo religioso, quando si riceve un beneficio, voi lo sapete che siete stati dentro la Chiesa Cattolica, quante ricchezze hanno portato gli uomini dentro quella chiesa già ultra ricca per un semplice beneficio ricevuto pur indebitandosi. Oro e argento, orologi, anelli, collane, orecchine e così via dicendo. Mi seguite, fratelli? Che se noi avessimo usato lo stesso metodo per l'opera del Signore, questa chiesa sarebbe, non dico ricca, ma di nulla mancante. Che ci facciamo i conti allora che dobbiamo dare al Signore? Di questo certuni ne renderanno conto e ragione a Dio, che per le loro cose non guardano i bigliettoni che escono durante certi periodi nel corso dell'anno, non li guardano, non li considerano. Al momento in cui debbono dare per l'opera del Signore, cominciano a prendere calcolatrice, calcolatore, per vedere se possono dare quel misero euro, quando invece eravamo con la lira. I bambini stessi, i vostri bambini, ai vostri bambini davate la carta da 1.000 lire per metterla nel cestello delle offerte, e questo non si fa più, perché si trovano centesimi al posto della 1.000 lire. Lo so, fratelli, per me questo è un grave peso, sfrontarmi in questo modo davanti a voi, ma Dio sa il peso che porta la mia famiglia per amore dell'opera del Signore, e non da oggi, ma da ben 8 anni pieni. Ma di questo ringrazio il Signore, perché vi ho insegnato
a ringraziare il Signore in ogni cosa. Capite, fratelli? Vogliamo dire grazie al Signore. Lodiamo il Signore. Fuori l'avarizia, perché è la radice di tutti i mali. E perciò vogliamo ringraziare Dio. Io sento la presenza del Signore. Ho fiducia nel Signore, che il Signore alleggerirà i nostri cuori e anche le nostre spalle. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Diamo gloria a Dio. Lodiamo il Signore. Così, fratelli incaricati, passeranno per l'offerta e subito dopo daremo spazio ai fratelli prima e poi alle sorelle perché si accostino davanti alla presenza di Dio, spero nell'arco di mezz'ora. Dobbiamo ringraziare insieme il Signore per tornare a casa, perché io devo stare davanti a Dio dovendo sostenere un secondo culto a Castellammare di Stabia con la Santa Cena. Cantiamo un canto dato che tutti siamo allegri, cantiamo proprio quel coro che dice io sono allegro, vediamo chi è veramente allegro. Avanti. Mettiamo alla prova tutti stamattina. Forza. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Lodiamo nel frattempo il Signore. Amen. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Io
sono allegro, allegro, sempre allegro. Io sono allegro, perché esaltato sono. Io sono allegro, allegro, sempre allegro. E sono allegro perché noi siamo. Noi siamo allegri, allegri, sempre allegri. Io siamo allegri, perché esaltato sono. Io siamo allegri, allegri, sempre allegri. Noi siamo allegri perché Cristo noi siamo. Non siamo allegri perché salvati siamo. Non siamo allegri, allegri senza allegri. Non siamo allegri perché Cristo ci salvò. Non siamo allegri, allegri senza allegri. Non siamo allegri perché salvati siamo. Non siamo allegri, allegri senza allegri. Non siamo allegri perché Cristo ci salvò. Noi siamo allegri, forza! Sempre allegri, noi siamo allegri, perché salvati siamo. Siamo allegri, allegri, sempre allegri, noi siamo allegri, perché Cristo ci salvò. Siamo allegri, allegri, sempre allegri, noi siamo allegri, perché salvati siamo. Noi siamo allegri, allegri, sempre allegri. E siamo allegri perché Cristo ci salvò. Noi siamo allegri, allegri, sempre allegri. Noi siamo allegri perché salvati siamo. Noi siamo allegri, allegri, sempre allegri. Noi siamo allegri perché Cristo ci salvò. Un'ultima volta. Noi siamo allegri, allegri, sempre allegri. Noi siamo allegri perché salvati siamo. Alzatevi, siamo allegri perché Cristo ci salvò. E siamo allegri perché Cristo ci salvò. E siamo allegri perché Cristo mi ti e ci salvò. Lodiamo il Signore, amen, grazie a Dio. Amen. Grazie. Alleluia, alleluia, grazie, grazie Gesù, alleluia, praise the Lord, Prova. Jesus Christ, every day, sometime, Lord, gloria a Gesù, amen, alleluia. Così prego i fratelli diaconi di mettersi a disposizione, fratelli, fratello Franco, per favore, la fila dei fratelli, avanti, parte da lì, in modo che potete andare più persone possibile avanti, non così, davanti al pubblico, forse fratelli, veloci per favore, ho detto già di fare una sola preghiera per tutti, fratelli e sorelle. Fate spazio gentilmente alle sorelle, grazie. Chiudiamo gli occhi per favore, pensiamo al Signore. Signore, oh, sento lo Spirito Santo qui presente. Grazie della tua presenza e ti chiedo grazia che stamattina tu confermi la tua parola
e la magnifichi sopra di noi, onorandola sopra tutto il tuo popolo. Manifestati con gloria e con potenza e tocca ciascuno secondo l'impellente e urgente bisogno spirituale per la propria vita, così ancor fisico. Grazia ti chiedo e per la fede che noi ci accostiamo davanti a te, credendo che tu vi sei, che sei presente e che sei qui per operare. Noi ti ringraziamo per averci esauditi in questo primo giorno dell'anno 2003, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Con l'olio gentilmente tornate a posto. As I provoke you, I never speak in a word. What a joy to you, believer Anneke. Very capable of words in Jesus Christ's terms. Abanikanuk under Ulysses, Rick made your life. Glory to God. Nel frattempo lodate il Signore. Voi che state ai vostri posti. Date gloria al Signore, ecco in mai cai. Date gloria a Dio, non fate mai gli spettatori, ma collaboratori dell'opera di Dio. Ecco in mai cai. Every speaker, I retrieve the back on the word. When I speak in the witness I enjoy. Billy Holy, glory to God. In Jesus' name. Every people of presence again. I come in a hulklise. Every people are watching the soul. A glory to God, to Jesus Christ. A glory to name of God. And Jesus Christ to you. I recommend a well second year. Glory to God, to Jesus Christ. Every message in your king. I want to speak and with joy. And a glory to God, to Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Lord, yeah. E sorelle, per favore, in fila, così guardate il pulpito. Forza! Da quel lato di là. Avanti, mettetevi in ordine. Nel nome di Gesù. Fratelli, nel frattempo voi, fratelli, cosa dovete fare? Guardare o lodare il nome del Signore. Lodiamo tutti Gesù, alleluia! Praise the Lord, nel nome del Signore, nel nome del Signore, nel nome del Signore, nel nome del Signore. Man mano andate ai vostri posti, nel nome del Signore, nel nome del Signore, nel nome del Signore Gesù Cristo. Fate spazio per favore, nel nome del Signore, nel nome del Signore Gesù Cristo. Grazie perché l'unzione rimarrà su di voi, se voi rimarrete col Signore, l'unzione agirà. L'unzione opererà, l'unzione vi sanerà, vi libererà, vi scuoterà, l'unzione vi visiterà per la potenza dello Spirito Santo. Gloria a Dio, veloci, nel nome di Gesù. Ora faccio quest'altra fila, così facciamo spazio, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Man mano, fratelli, avanzatevi e mettetevi in ordine nel nome di Gesù, nel nome di Gesù il Signore. Liberazione e guarigione, liberazione e guarigione, gran risveglio nello spirito, nella fede, nella parola di Dio, nel nome del Signore. La potenza di Dio avanti, gloria al Signore, la potenza di Dio, gloria a Gesù. Fate spazio per favore, accompagnate, gloria a Gesù, nel nome di Gesù. La presenza di Dio è con noi, la presenza del Signore 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 è con noi, nel nome del Signore Gesù Cristo, nel nome del Signore Gesù Cristo. Siate sanati,
siate liberati, siate santificati, siate trasformati, siate illuminati dalla presenza, dall'unzione, dalla forza, dalla magnificenza dello Spirito Santo, il quale opera e si manifesta in voi, nel nome di Gesù, nel nome del Signore. Grazie Signore, nel nome di Gesù. Diamo gloria a Dio. Amen. Nel nome di Gesù. Grazie. Siate sanati, siate liberati, siate rivestiti di tutta quanta la forza, la magnificenza, la gloria dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù. La vittoria vi appartiene per mezzo di Cristo Gesù. Siate visitati dal grande potere dello Spirito Santo. Gloria a Dio. Lodiamo il Signore. Lodiamo il Signore. Liberazione. 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 Grazie Signore. C'è più nessuno che deve accostarsi all'unzione? Se c'è qualcuno si faccia avanti per favore. Gloria a Dio. Nel nome di Gesù Cristo. È il nostro Signore. Amen. Gloria a Dio. Amen. Vogliamo lodare il Signore Gesù? Amen. Alleluia. Bene, come ho già detto, stasera saremo a Castellammare alle ore 18 per tenervi la Santa Cena, mentre vi invito tutti, domani sera abbiamo il nostro culto regolare alla stessa ora. Voi responsabili sapete che entro le 7 dovete essere già qui, mentre il culto avrà inizio alle 7:30 domani sera. Venerdì sera vi sarà come sempre la preghiera per la discesa dello Spirito Santo, sabato mattina evangelizzazione, sabato sera scuola biblica e domenica mattina avremo il nostro culto di celebrazione qui e la sera lo avremo a Castellammare, ma vi sarà anche a Santa Pollinare, a Piacenza, insomma laddove i santi si radunano per dare gloria a Dio. Amen. Gloria al Signore. Preghiamo perché il Signore visiti queste nuove opere di Santa Pollinare, di Perugia, di Piacenza e le opere che abbiamo iniziate a Vicenza e a Udine. Gloria al Signore. Preghiamo per i cari nostri amati fratelli, fratello Enrico, sorella Enza, che abitano a Siracusa. Vogliamo raccomandarli al Signore con le reciproche famiglie. Gloria a Dio. Così preghiamo per tutta la nazione e non dimentichiamo l'uomo di Dio, di pregare tanto per lui, per il nostro amato fratello Ken che si trova in Uganda e per tutti i veri servitori di Dio, missionari e pastori e conduttori e responsabili nell'opera di Dio. Vogliamo dire grazie al Signore e alziamo le nostre mani per ringraziarlo insieme. Signore, grazie perché tu sei e sarai sempre la nostra vittoria. Resta con noi, accompagna ciascuno in pace, copri tutti quanti col tuo sangue prezioso nella restante parte di questa giornata, perché possiamo rimanere in comunione con te, non dimenticandoci nemmeno di una virgola che abbiamo udita dalla tua santa parola. Benedici la famigliola Aricò, la tua grazia sia col tuo popolo. Accompagna le sorelle Dora e Anna Maria
con la sua famiglia a Perugia. Ti affidiamo le opere nascenti di Santa Pollinare, di Perugia, di Piacenza. Così ti preghiamo per Vicenza e per Udine, affidando a te la famiglia Bisbocci in provincia di Macerata e i cari nostri fratelli Enrico e sorella Enza in Siracusa, affidando tutti gli altri territori della nazione che fra non molto raggiungeremo, di Treviso, di Trento e di Bologna e Parma. Così ti preghiamo per Trieste, per Grosseto e Livorno. Signore, prepara questi nuovi orizzonti nel campo dell'evangelizzazione e della pastura divina, che il tuo popolo sia pronto e preparato per il tuo imminente ritorno. Ricompensa l'amore e l'amore vero di ciascuno verso l'opera tua, ed ogni grazia te la chiediamo nel nome di Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno. Diamo gloria al Signore. E come già vi avevo promesso, sono le 12:20. Tornate presto alle vostre case.